Ho imparato tutto il nome per esteso ed è David Robert Joseph Beckham. Wow! Ce l'ho fatta! Ma chi sarà mai questo meraviglioso uomo, decisamente carino, carino, ed è proprio uno fra i 100 giocatori più bravi del mondo e anche uno delle 100 celebrità più importanti del mondo. Sei d'accordo, Jerry? Ma io assolutamente sono d'accordo, insomma, David Beckham, lo conosciamo tutti quanti, leggendario centrocampista della nazionale inglese, nonché di Manchester United, United. dove è iniziato, insomma, dove è diventato David, al Wow! Real Madrid, Paris Saint-Germain. a PSG, in America, un breve passaggio anche nel campionato italiano dove ha giocato nel Milan, e quindi parliamo di un uomo a 360 gradi. È diventato anche un importante imprenditore, quindi. Tutto, tutto, ha tutto, vero Alessia, sei d'accordo? Sì, infatti io sì, devo dire, cioè, lo conosco perché poi nel 99 ha sposato la Spicy Girl, come si chiama Carlo? Victoria Victoria Adams, Adams. ora Beckham. Come mai che la conosci così bene? Cioè, non ho capito sta coppia qua che emoziona il mondo. Vabbè, Sono insomma. fra le coppie che ci piacciono di più e lui infatti è anche Spicy Boy oppure Bex. Bene, bene, Stefania conosce Bex. altre realtà. Sì, va benissimo Ma lo pian stesso, piano sta però diventando. l'outfit adesso che andremo ad analizzare. E prima però spieghiamo un attimo nelle varie lingue chi è, perché è vero che lo conoscono tutti, però magari qualcuno non lo conosce. All right, so guys, today we're talking about David Beckham. I know everyone knows who David Beckham is. He's been a football player, a midfielder for the national team of England. He's been playing for Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG. He is also a businessman, as many of us know. So, heute sprechen wir, mein Lieblingsfußballspieler, er ist David Beckham und er ist ein Unternehmer, ein Model, ein Weltmeister-Fußballspieler. Er hat so viele Prämien auch gewonnen und wir kennen uns ihn da. Er hat in Manchester, in PSG, in Los Angeles, Galaxy, Galaxy. in Milan, in viele Mannschaften gespielt. Eh bien, en français, deux mots pour dire que David Beckham, c'est quelqu'un de bien pointu, quelqu'un qui est une image, je dirais un homme vraiment d'image. Il s'est marié avec une des Spice Girls, peut-être la plus belle. Elle sourit pas trop, hein, il faut le dire. Elle est belle et lui, il est quand même une icône dans le monde entier. Il a joué bon dans tous les équipes européennes comme Paris Saint-Germain, comme Manchester United et même Milan, voilà, et aux États-Unis. Donc, une vraie icône. Adesso ha smesso di giocare, però ancora tutti sono innamorati di lui. Quindi andiamo a vedere come si veste. Il primo outfit che andiamo a curiosare e a, diciamo, giudicare è questo al matrimonio di chi? Del principe, Del l'ultimo principe principe della casa reale che Harry. si è sposato. E come poteva vestirsi questa icona dello stile con una divisa? Assolutamente. Assolutamente, perché non poteva sbagliare. E se noi guardiamo e osserviamo, lui indossa un tight proprio rigorosissimo. Perché? Perché non ha, diciamo, neanche la differenziazione tra la giacca e il pantalone, ma è tutto in grigio Tasmania. Il panciotto un grigio perla sempre munito con il revers e una cravatta scura sempre tutta completamente unita con la pochette, il fazzoletto bianco messo proprio a di piatto. Quindi
è assolutamente perfetto in quello che può essere un outfit classico da matrimonio. E qual è il tight? Perché il tight, come abito da cerimonia maschile di alta cerimonia, è l'unico abito da giorno. Ecco perché è diventato l'abito del matrimonio. Vero Jerry? Of course, yes, certo, certamente. Dunque, Peckham ha un outfit impeccabile, come è già stato detto. Ovviamente durante quel giorno sappiamo che è stato seguitissimo da tutti i fotografi di tutto il mondo, e appunto ha scelto questo outfit che è appunto il tight. Dunque sappiamo tutti quanti, per chi non lo sapesse, ovviamente Stefania, io, Ale, Alcuni. Carlo, alcuni di noi, insomma, abbiamo fatto molti video nel passato dove abbiamo descritto appunto l'abito cerimonia del giorno, che deve avere il tight, quindi il pantalone dovrebbe essere rigato, quindi leggermente diverso Questo outfit da dalla ecco. giacca. Però in questo caso il buon David ha deciso di avere tutto in unito. So, gentlemen, talking about David Beckham and especially during Harry's wedding, you can see that he actually chose a tailcoat. Just a little bit. We just want to point him a bit that when you go for the tailcoat, I mean the jacket, the fabric from the jacket should be different from the one of your pants. So this is the only thing we want to say about David. So So, wir können sagen, ist immer cool, immer echt geil, immer Hammer. Und bei der Hochzeit von dem Prinz war er auch immer elegant. Nur er hat natürlich einen sehr schönen Klassiker ausgesucht. Wir können sagen, die Hose könnten natürlich mit Streifen sein. Quindi in italiano io l'unica cosa che poi voglio dire è che lui poi ama questi abiti perché lui è un fan della serie Peaky Blinders e quindi lui ama molto questo stile modaiolo riportato nella cerimonia di altissimo livello. E non c'è nulla da aggiungere, per quanto riguarda lo stile è impeccabile. Et donc en français, tout simplement, je traduis dans un mot, c'est irréprochable, même s'il a essayé de faire tout strict, tout le même tissu sur le pantalon et sur la veste, mais c'est quand même quelqu'un qui peut se permettre d'imposer son image, même s'il a essayé d'imposer une loi. Et c'est très bien. Bene, quindi anche in francese un outfit con il pollice alzato? Sì, Sì, glielo vabbè, diamo. a lui sempre. Non avevamo dubbi. Invece nel prossimo video vedremo altri quattro outfit dove spero di riuscire a tirare fuori da questi personaggi anche qualche critica. Ce la Ce faremo? la Ce la faremo. faremo? Chi lo sa? Seguiteci. Ciao a tutti. Ciao.